ne vogliono parlare è Clark, la cometa sì, interstellare. È vero, si parla d'altro. È la notizia ormai del giorno. Non riesco a vedere Clark. Magari sta ancora dormendo. Papà. Alcuni dei frammenti più grandi di Clark stanno per entrare nella nostra atmosfera. Esatto, e molto presto saranno visibili in cielo. Le solite cose. Sarà uno spettacolo magnifico. Ehi, avete visto? Papà, dove stanno andando? Ah, non lo so. Uno di quei pezzi sta per colpirci. Colpirci? E un frammento cadrà nell'oceano. Due. Guardate che meraviglia. Uno. Ma dov'è l'esplosione? Abbiamo appena saputo che il frammento ha colpito la Florida centrale. Oh mio Dio! Pensate che ne cadranno altri. Forza, andiamo! Il cielo sta andando a fuoco! Due giorni. Si sono sbagliati, i frammenti sono tanti. Ci distruggeranno. Le agenzie spaziali prevedono un'estinzione di massa. Resteremo insieme, capito? Dobbiamo solo metterci in salvo. Hanno tracciato i voli militari fino nei bunker in Groenlandia. È l'unica possibilità. Tornate indietro! Non vi avvicinate, tornate indietro. Ripeto, non andiamo, vi avvicinate. Andiamo. Gettate le armi! Allontanatevi subito. Allison! Nada! Allison! Dov'è papà? Lo troveremo, va tutto bene. Il frammento più grande ci colpirà tra meno di 24 ore. Giuro che porterò la mia famiglia in quel bunker. Ce la farai, figliolo. Se state ascoltando questa trasmissione, cercate subito un rifugio. Che c'è? Che succede? Se state ascoltando questa trasmissione... Oh mio Dio, John, vai! Cercate subito un rifugio. Tienete forte, Rada! Cercate subito un rifugio. Cercate subito un rifugio. Ma dove è che stai con me? Non voglio sentire nominare quel nome mai più. Forse ho capito perché volevo così tanto che tu tornassi, perché... dicevo, così se torna posso andarmene io. In questa casa ci sono cose che tu non sai. Tu hai un'unica soluzione. Tu, io, Sandro e Anna. Aspetti, dove mi trovo? Sei in paradiso, ovviamente. Cos'è questo posto? Questa è la tua opportunità, Uma. Le nostre famiglie ci hanno mandate qui per costruirci a loro immagine. Serve a riconoscere la propria storia, per ricordare chi sei veramente. Non devi cambiare chi sei, Uma. C'è sempre un modo per ottenere quello che vuoi. Io me ne vado da qui. Ti porterò via da quest'isola. Mio figlio Giacomo ha confessato che nella sua stanza appare un bambino. Se ci fosse anche solo una possibilità. Non c'è. Tu con la casa non ci devi più andare. Non dovrebbe giocare così con le persone. L'ho forse obbligata a fare qualcosa. Ma è così difficile per te accettare la verità? Che cosa è successo quel giorno? Sta succedendo una cosa inquietante. Non è una coincidenza. È un segno. È deciso di credere a quella donna. Sono venuta a Tunisi per lavorare. A fare che? Non c'è lavoro qui. Aprirò il mio studio sul tetto. Uno studio di psicanalisi qui a Tunisi? Hai visto la sfilza di nevrotiche che c'è nel mio salone? Con me diventerai milionaria. Non voglio dei pazzi in casa mia. Non vi disturberanno affatto. I nevrotici sono persone educate.
E questo sarebbe un SUV. Dietro ci puoi mettere anche tutta la casa se vuoi. Voi donne avete sempre un mucchio di cose. Anche mia moglie è così. Me ne frego di sua moglie. Anch'io me ne frego di mia moglie. Mi ha offerto un whisky, le ho proposto di dormire da me e abbiamo fatto l'amore. Scusi, ma ha fatto un video? E mi spiega come mai ha addosso quel ridicolo travestimento? Io sono bretone e mia nonna ha inventato la crepe con la salsiccia. Cavolo, che cornamusa! Già. Ti ha fatto un video porno. Deve cancellarlo immediatamente. E con cosa la ricatto se lo cancello? Affogo nei debiti. Gli acquisti online mi hanno rovinato. Ho chiesto un prestito persino per seppellire mia moglie. Sì, pronto. Che vorrebbe vendermi? Da lì è partito tutto. È uscito Ritti Bene sul posto al giovane Totti. Quello che è successo dopo era impensabile. Ines, ma quanti anni c'aveva? Ma che ne so, io già ci vedo poco. Poteva avercene 30, come poteva avercene 60? 30, 60? Non capisci più cazzo? Era nuova una donna. Ma vedi che devi stare drogato, ne faccio internare veramente. Che pido un psicofarmaco? Che prendi? Lo psicofarmaco qual è? Il dormodrin. È il dormodrin, così ti accoppa, non ti svegli più, capito? Vabbè, falla finita, hai di fregnacce! Sì, dice sempre fregnacce quello. E poi mamma, il dormodrin lo via già.